Assessore, il comune di Sant'Eramo non fa parte della ZES Adriatica di cui si parla in questo incontro, che tra l'altro voluto dal comune stesso, forse perché c'è una grande intraprendenza da parte dei territori verso un'area che diventa strategica. Che speranze ci sono che possa rientrare pure il comune di Sant'Eramo? C'è la voglia da parte dei territori che oggi non sono annessi nella pianificazione generale di essere nella parte di allargamento e quindi nella parte propositiva in generale dello sviluppo industriale. Le ZES sono uno strumento che attrae investimenti e il Comune Sant'Eramo legittimamente vuol candidare la propria area, avendo un comparto industriale già forte, importante e strategico per la Regione Puglia e che vuole essere connesso con i sistemi portuali, ma in generale con le opportunità che derivano dallo sviluppo economico e dalle zone economiche speciali. Ci sono speranze che ciò avvenga? Ci sono speranze che imprese possano insediarsi a Sant'Eramo e che possano chiedere l'opportunità del riconoscimento degli ettari residui. A che punto è questa zona economica speciale? È partita, sono i primi insediamenti industriali, siamo nella fase di discussione anche sull'utilizzo degli ettari residui e quindi legittimamente il Comune di Sant'Eramo oggi si pone in maniera ambiziosa su essere un'area industriale, parte di questa attrazione di investimenti e di sviluppo di cui le ZES sono una parte importante. Siamo in una fase anche di sviluppo di nuova programmazione e quindi Sant'Eramo vuole essere protagonista e noi siamo qui per rafforzare questa loro voglia e connetterla al sistema industriale regionale. Quanta parte del territorio pugliese comprende? Comprende circa 5.000 ettari tra una ZES e l'altra. Quali province? Ci sono le province di Foggia, c'è una parte dell'Abatto, una parte della provincia di Bari, Brindisi, Taranto fa parte della parte ionica e la provincia di Lecce. È abbastanza diffusa, si trova prettamente in aree retroportuali o in aree connesse a scali logistici. Su questo si sta costruendo una strategia di sviluppo e soprattutto come regione stiamo provando a costruire pacchetti integrativi che possono attrarre ancora di più gli investimenti industriali. Quali sono i vantaggi che porta questa zona economica speciale? Ah, c'è una importante novità sul tema della burocrazia zero, c'è la possibilità di avere l'autorizzazione in 30 giorni, oltre ai vantaggi economici e fiscali importanti perché chi si insedia in un terreno ZES ha una defiscalizzazione che va fino al 45% sia dall'acquisto, costruzione del capannone e sviluppo del settore industriale, oltre che la classica defiscalizzazione presente già in altri contributi sulla fase poi di avvio dell'impresa. Questa per ogni categoria produttiva. Prettamente per il settore della manifattura, ma anche altre categorie produttive. Quindi insomma un modo per incentivare il territorio su cui la regione sta puntando da diverso tempo. Sì, la Regione vuole provare a costruire una sinergia tra gli incentivi nazionali e quelli locali per provare a essere ancora più attrattiva. Notizia dei giorni scorsi è stata quella che la Puglia ha speso il 97% circa dei fondi destinati alla Regione Mezzogiorno, la migliore Regione Mezzogiorno, una delle migliori in Europa sulla spesa e quindi non è vero che le Regioni Mezzogiorno non spendono i soldi che vengono dati dall'Europa. Ora la sfida ancora di più è provare a creare quella sinergia con gli altri incentivi e provare essere attrattivi a livello internazionale. Questa mattina abbiamo presentato un nuovo insediamento produttivo di un'azienda del settore IT. Credo che oltre al settore IT, il settore che in queste aree di grande crescita è quello dell'arredamento, quello del salotto, e quindi può aver senso rafforzare questa filiera in un'ottica nuova, in un'ottica di design che stiamo portando anche a livello internazionale. Siamo partiti ormai da diversi mesi, abbiamo diverse istanze di autorizzazione unica che sono state rilasciate, altre che sono state presentate, sono davvero molteplici, attendiamo anche da questo territorio, adesso all'avvio della procedura per la revisione della perimetrazione, di poter ricevere delle proposte di manifestazione di interesse che verranno da me valutate insieme alla mia struttura di supporto per verificare quali siano quelle più idonee per poter essere inserite all'interno della perimetrazione della ZES. Perché c'è una strategia, voi valuterete in base a dei parametri che riterrete validi per la strategia che avete indicato per questa zona economica speciale. Esatto, vi sarà una strategia che deve tener conto, ad esempio, del rapporto tra il valore dell'investimento e il numero degli occupati, perché
potrebbero presentare anche delle istanze con valori di investimento elevati ma bassissimo numero di occupati, altre con valori di investimento magari un po' più bassi, magari con un maggior numero di occupati, e quindi in questo secondo caso si tratta di quelle che saranno premiate, perché bisogna tener conto dello sviluppo economico ma anche molto di quello occupazionale di questi territori. Ecco, il senso di incontrare i territori come nella serata del 13 di gennaio qual è? Per esempio Sant'Eramo. Il senso è quello di fare animazione territoriale, di far comprendere a questi territori che lo Stato è vicino a questi appunto territori, è vicino alle imprese soprattutto, per cui daremo voce alle imprese per presentare le istanze e fare in modo che abbiano questa opportunità in termini di semplificazioni amministrative e di agevolazioni fiscali. Ecco, dove l'imprenditore o comunque il potenziale imprenditore potrà recepire queste informazioni? Ci sono ovviamente degli sportelli, ci saranno dei siti internet dedicati, cosa? No, il sito istituzionale della ZES Adriatica è chiaramente aggiornatissimo, siamo all'avanguardia devo dire, siamo molto operativi, abbiamo creato lo strumento ZES in toto, quindi siamo a disposizione di tutti per poter rispondere a tutte le istanze e dare quindi voce agli imprenditori e rispondere alle loro domande per poter favorire gli investimenti e lo sviluppo economico e occupazionale. Quali sono le domande più frequenti? Ci chiedono innanzitutto se sono in ZES o non in ZES, in tal senso stiamo predisponendo un sistema informativo territoriale georeferenziato che fungerà da vera e propria carta d'identità particella per particella del territorio, per cui gli imprenditori avranno contezza piena di tutto ciò che si può fare all'interno della perimetrazione della ZES. Per ultimo, ci fa un esempio concreto di vantaggio che avrà un'azienda che vuole insediarsi in questa zona economica speciale? Guardi, le faccio un esempio che è andato su stampa nazionale, ho rilasciato un'autorizzazione unica prima delle festività natalizie in 6 giorni dalla presentazione dell'istanza, e quindi un imprenditore in 6 giorni può dar vita alla propria iniziativa imprenditoriale dopo 6 giorni. Vantaggio burocratico in questo caso? Vantaggio burocratico, semplificazioni amministrative, cosa che è stata, come ben sappiamo, il male del passato, quindi una burocrazia amica delle imprese. Che investimento c'è invece in termini di denaro su questa ZES totale? Ma totale abbiamo investimenti in questo momento anche di qualche miliardo di euro, a differenza di altre ZES abbiamo un investimento in particolare che è di circa 2 miliardi e mezzo di euro, soltanto un investimento, ma ce ne sono tanti altri che si stanno determinando e sui quali ho già rilasciato autorizzazione unica.